Oggi vi parlerò dell'INCI. Cos'è l'INCI? Io adesso vi spiegherò un po' e vi parlerò un po' alcuni ingredienti del nostro che si trovano negli smalti. Cioè abbiamo il toluene, DVP e canfora, formaldeidi e ftalati. Anni fa avevo scritto e avevo parlato, scusa, sul mio blog, ma oggi farò un piccolo riassunto di quello che scrissi quella volta. Allora, iniziamo dal toluene, che è un solvente molto nocivo. L'inalazione dei suoi vapori fanno davvero male male alla salute. Quindi dobbiamo stare attente, ragazze, perché è davvero un po' pericoloso. Poi abbiamo il DVP e canfora, che sono delle sostanze chimiche particolarmente nozive per feti e per neonati. Mi raccomando, dobbiamo stare attente. E poi troviamo il formaldeide e i ftalati, che sono sostanze davvero pericolose. In generale questi si trovano nelle basse rinforzanti, ma anche in alcune basse normali, quindi bisogna stare attenti. Detto questo, ragazze, vi invito sempre a leggere l'etichetta che si trova sempre dietro ad ogni smalto. Qua viene riportato tutto, come detto, è obbligatorio ogni cosmetico. Adesso è uno dei cosmetici, uno degli smalti preferiti miei, che non contengono queste sostanze nocive che vi ho appena parlato, e sono gli smalti pupa. Sono d'inci verde, quindi ragazze, io adesso vi lascerò un piccolo elenco su alcuni smalti che hanno e che non hanno, diciamo, questo trio tossico. Io spero che questo video vi sia piaciuto e per cortesia condividetelo nei vostri social network, così e altre ragazze si informano anche loro. Io vi mando tanti besitos e al prossimo video. Ciao!